Questo esperimento che sto per presentarti è geniale. Addirittura quando l'ho visto ho subito pensato che chi l'ha inventato deve essere davvero un pazzo furioso. Ciao a tutti da Marco, no, sto scherzando, ciao a tutti da Gennaro Romagnoli. Sto per parlarvi di un video che ha commentato Marco Montemagno qualche settimana fa sul suo profilo di Instagram e sotto al quale mi sono divertito a fare, come possiamo dire, il correttore di bozze. Niente di che, semplicemente ci ho tenuto a raccontare al nostro amico Marco Montemagno che quell'esperimento lì è datato, molto datato, e che da tanti anni conosciamo gli effetti dell'influenza sociale sulla popolazione. Per cui, se vuoi che ti parli di queste cose, seguimi fino alla fine, metti like, iscriviti a questo canale, perché più della metà di voi non sono iscritti a questo canale. Ragazzi, ma che stiamo a fare? Su, immaginate che tutte le persone in questo momento stiano schiacciando sul tasto iscriviti o mi piace. Tante persone che fanno così. Questo è l'effetto dell'influenza sociale. Bene. Iniziamo. Non mi sono presentato, mi chiamo Gennaro Romagnoli, sono uno psicologo psicoterapeuta e da tanti anni mi occupo di parlare di queste cose. L'altro giorno Marco Montemagno ha messo un piccolo video davvero divertente dove ci sono un gruppo di persone all'interno di un ascensore, dove praticamente tutte le persone si mettono d'accordo nel rivolgersi nella parte opposta rispetto ad una sola persona. Immagina entrare in un ascensore, tu sei rivolto, non so, verso lo specchio e di colpo tutti si girano dall'altra parte. Che cosa fai? Che cosa fai? Dimmelo. E beh, quasi sicuramente ti girerai anche tu. E il motivo qual è? Beh, i motivi sono tanti, ma il primo motivo è quello della famosa pressione sociale. No, non è vero. Il primo motivo è per il nostro istinto imitativo, che si chiama appunto i nostri neuroni specchio, che ci indicano che se tutti sono girati da quella parte c'è un motivo evolutivo. Probabilmente sono io l'unico pollo che verrà ucciso dalla tigre dai denti a sciabola che arriva dall'altra parte. Ed è per questo che tutti sono rivolti di là. Ok, sto un po' scherzando. Per esagerare, perché nel 1954, se non sbaglio, comunque intorno agli anni 50, fammi debunking perché sto facendo tutto a memoria, Ash, uno degli psicologi più famosi del mondo, svolge uno degli studi più noti al mondo, di cui ci siamo occupati 150 milioni di volte, ma sul primo canale, qui poche volte. Prendono delle persone, in particolare un gruppo di 8 volontari. Tu immagina di essere uno di questi volontari. Entri dentro ad una stanza, davanti a te hai un foglietto dove ci sono 3 barre. Queste stesse 3 barre ce le hai davanti agli occhi su uno schermo gigantesco. C'è scritto barra A, barra B e barra C e ti chiedono qual è la barra più lunga. Ognuno deve rispondere segretamente e lasciare lì il biglietto. Su un tavolo rotondo, mettiamolo così. La cosa evidente ed eclatante è che la barra B è nettamente più grande della A e poco più grande della C, ma anche un bambino riuscirebbe a vedere che la barra B è nettamente più lunga delle altre due. Tuttavia, non appena lo sperimentatore inizia a chiedere alle persone quale fosse stata la loro risposta, cioè qual è la più lunga, la maggior parte di loro, anzi tutti quanti, diranno la C. Quella che è un po' più lunga della A, ma non è più lunga della B. E quindi tu sei l'ultimo. Ci sono 7 persone prima di te, tutti dicono C, 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 e poi tocca a te. E tu invece sul foglietto hai scritto ovviamente B, perché tu lo sai che è la B, è evidente, è la più lunga. Ebbene, la maggior parte dei partecipanti ha modificato la propria risposta o comunque ha dato una risposta concordante con tutti gli altri, dicendo C. Come mai? Ebbene, una persona potrebbe dire, beh, perché siamo tutti quanti dei polli che seguiamo un gregge, ed effettivamente un po' è vero, ma perché dovremmo modificare la nostra risposta? Perché siamo davvero così stupidi e pensiamo, ah, che scemo che sono, tutti pensano che sia l'altra e quindi è l'altra, o perché davvero pensiamo di aver fatto un errore percettivo? Ebbene, la scoperta più interessante è che pensiamo di aver fatto un errore percettivo, il che è dimostrato dal fatto che questo esperimento venga riproposto qualche mese dopo e la maggior parte della gente che ha risposto C poi conferma la propria ipotesi. La verità è che su 8 partecipanti a questo studio l'unico vero soggetto eri tu, gli altri 7 erano dei complici dello sperimentatore addestrati a dire tutti quanti che la linea più lunga fosse la C.
e non la B, come era effettivamente. Scusami, forse mi sono un po' confuso con le letterine, ma credo di essermi fatto capire. In altre parole, una è molto più lunga, ed è davvero più lunga, mentre tutti gli altri affermano che non è quella più lunga. E tu sei l'ultimo a dover dire qual è la più lunga per te, dopo che tutti gli altri hanno detto che non è quella che presumibilmente hai pensato tu. Questo è il primo effetto di pressione sociale, appunto, anni 50, svolto da Solomon Asch, uno degli psicologi più famosi, e questo stesso esperimento è stato rifatto decine di volte in migliaia di modi, anche molto più divertenti di quello che hai messo, caro Marco. Ad esempio, prendono delle persone sedute come se fossero in una sala d'attesa, anzi in una sala d'attesa prima di un esperimento, prendono delle persone, tu entri in questa sala d'attesa, entri, ci sono tre persone sedute, ti siedi e aspetti. Dopo un po' di tempo si sente beh, una tromba che fa un suono strano e vedi queste due persone che si alzano in piedi. Beh, e si risiedono. Vabbè, ti rimetti a leggere il tuo libro. Beh, vedi che si alzano e si risiedono. Dopo un po' di tempo credi o inizi a pensare che sia utile alzarsi per qualche motivo e quindi quando ci sarà il beh, ti alzerai anche tu, un po' come per dire numero 5 e tutti quanti si alzano. Dopo un po' di tempo la porticina si apre, entrano altri soggetti, i quali si siedono, anche loro si guardano intorno, sentono questa tromba e si alzano, o meglio, e tu ti alzi in piedi insieme agli altri, ma loro restano fermi. Vabbè, te la faccio breve. In poco tempo tutti i partecipanti che entrano, quando sentono questo suono, si alzano in piedi, senza sapere perché. Nessuno di loro sa perché è necessario alzarsi in piedi. Un altro effetto della pressione sociale. Ma certo che noi esseri umani siamo proprio scemi, siamo stupidi, ma come fai? Il mio cane è più intelligente. Non è vero. E un altro piccolo esperimento è stato fatto in questo modo. Immagina una gabbia con dentro tre scimmie. Dentro questa gabbia c'è un casco di banane gigante che pende dal soffitto. A un certo punto le scimmie vedono che intorno a sé, intorno a loro, ci sono degli oggetti che possono utilizzare per toccare le banane. Che è un effetto di un altro esperimento di un tizio che si chiamava Thorndike, vabbè, chiusa parentesi, messo da parte. Quindi cosa fanno le scimmiette che sono molto intelligenti? Prendono queste casse di legno, le mettono una sopra l'altra e con un bastone una di loro si arrampica e tocca il casco di banane. Ma non appena tocca il casco di banane, un getto di acqua gelida colpisce le altre due scimmiette che sono rimaste giù. E queste scimmiette non sanno che cosa fare, cercano di far di tutto per bloccare questo flusso di acqua gelida finché scoprono che l'unico modo per bloccarlo è impedire alla scimmietta lassù di toccare le banane. La tirano giù e basta. Ogni tanto una scimmietta prova a toccare le banane e le altre la fermano perché altrimenti arriva il getto di acqua fredda. Il giorno dopo torna lo sperimentatore con un'altra scimmietta. Arriva, prende una scimmia a caso dalla gabbia, la prende, la tira fuori, mette dentro la nuova scimmietta. Questa nuova scimmietta che cosa fa non appena entrata? Guarda le banane, guarda le cassette una sopra l'altra, sale sopra le cassette e prova a toccare le banane, ma le altre scimmie la bloccano. Un'ora dopo arriva lo sperimentatore con un'altra scimmietta, apre la gabbia, prende un'altra scimmietta, la cambia, ne mette un'altra dentro nuova. Questa dentro nuova che cosa fa? Anch'essa prova a prendere le banane, ma viene fermata. E così lo sperimentatore continua a cambiare le scimmiette finché, a fine giornata, nessuna delle scimmiette che è lì può più toccare le banane, perché si autoimpediscono di toccare le banane, ma nessuna di loro ha mai subito l'acqua. Cioè nessuna di loro ha mai subito il colpo di acqua, il motivo per il quale non si dovrebbero toccare le banane, ma tutte continuano ad auto ed etero impedirsi di toccarle. Anche questo è un effetto pazzesco dell'influenza sociale data da un condizionamento che potremmo anche vedere come una delle modalità con le quali noi ci trasmettiamo delle convinzioni stupide sul mondo. Cioè, come mai credo quella cosa lì? Perché è così, senza cercare mai di confutare questa cosa. Come mai nessuno tocca le banane? Non so perché, ma è meglio non toccarle. In altre parole, la nostra pressione sociale ci serve per sopravvivere. In altre parole, quella persona all'interno dell'ascensore si gira perché realmente abbiamo un istinto di sopravvivenza che ci dice che se non ci giriamo dall'altra parte, una tigre dai denti a sciabola potrebbe mangiarci.
realmente noi, quando vediamo delle persone correre nella direzione opposta rispetto a noi, abbiamo subito la sensazione di dover correre dall'altra parte. Non è perché sei una capra stupida o siamo una delle capre stupide o delle scimmie stupide, ma è perché abbiamo capito che quando tante persone, tanti individui di un gruppo fanno una certa cosa, c'è un motivo evolutivo dietro quella cosa, c'è un motivo di sopravvivenza dietro quella cosa. Ed è anche il motivo per il quale, quando tutti quanti ascoltiamo la stessa musica, pensiamo che quella sia la musica più bella del mondo. C'è un motivo evolutivo nell'inseguirci e nel radunarci. Questa evoluzione è legata anche al fatto che noi siamo animali sociali e pertanto dobbiamo collegarci tra di noi. Vedi, io scherzando ho detto che ho trollato un po' Marco Montemagno, ogni tanto lo faccio, soprattutto quando parli di psicologia, caro Marco, perché non ti ho mai sentito parlare, o meglio, non ti ho mai sentito nominare la parola psicologia. Ma sarebbe corretto affermare, quando si parla di psicologia, che quella roba lì è psicologia. Perché? Perché in questi anni la psicologia è stata derubata di tutto. Ognuno dice, ah, questi studi, fatti studi di neuroscienze, ma in realtà è psicologia. Lo so ragazzi, io sono uno psicologo e quindi ci tengo a questa distinzione, però è importante perché io mi guardo, io che sono un ragazzo di 17 anni, mi guardo il profilo di Marco Montemagno, vedo questo studio, penso che figata sta roba, ma dov'è che la studio? Non c'è nessun riferimento, la studio quando faccio l'università di psicologia, studio quegli effetti di persuasione, di influenza sociale, quando studio psicologia sociale e non quando vado a fare medicina o storia o non lo so, capite? Quindi in realtà questo video mi serve ancora una volta per spezzare una lancia in favore della psicologia. Sono molto contento che influencer di grosso calibro come Marco Montemagno e tanti altri abbiano in bocca la psicologia, ma per carità, dite è psicologia. Farete un piacere al vostro pubblico che così saprà esattamente dove e in quale alveo della ricerca può andare a trovare quelle cose lì e farete un piacere a voi stessi, così che quando passerà da lì un esperto di queste cose non storcerà il naso e non penserà ecco l'ennesimo, diciamo così, superficialotto che prende una cosa che conosciamo da 200 anni e fa oh guardate cosa hanno scoperto. No, perché è chiaro che se tu avessi detto guardate che questa è psicologia, è un effetto di influenza sociale della psicologia, qualsiasi psicologo avrebbe detto ok, si è dimenticato di citare il fondatore, Ash, uno dei fondatori, però va bene lo stesso. Se invece tu lo vedi soltanto come uno studio fantastico con cui posso stupire il pubblico, ma senza dire che quella roba lì è studiata da tanto tempo, ma soprattutto da alcune persone, si rischia di perdere un po' di credibilità. Ecco. Tranquilli ragazzi, Marco Montemagno ai miei occhi non ha perso alcuna credibilità, dato che non fa quello che faccio io ovviamente, oltre al fatto appunto che facciamo dei contenuti online e siamo tutti e due senza capelli, ma a parte questo non c'è nessun altro punto di contatto. Quindi ragazzi, la cosa importante da tenere a mente per quanto mi riguarda è che quando comunichiamo la psicologia o quando vedete comunicare la psicologia, magari fate un po' voi i troll e scrivete sotto quel messaggio guarda che questo è uno studio psicologico, se potete citate lo studio psicologico di modo da far crescere questa cosa, perché queste ricerche non nascono sugli alberi ma nascono grazie a che cosa? Grazie ai fondi per la ricerca. E questi fondi della ricerca dipendono anche e soprattutto dall'opinione pubblica, quindi non è che se tu non parli di psicologia, Marco, non fai un danno, lo fai e come il danno, lo fai a tutta la catena della ricerca che ha concesso di poter fare quell'esperimento dell'ascensore. E questo lo dico a Marco, ma lo dico a qualsiasi influencer che ami parlare di queste cose senza citare gli studi e senza citare l'amata psicologia. Ok ragazzi, ho fatto un'apologia alla psicologia, lo sapete, sono innamorato della mia materia, desidero che cresca sempre di più e vorrei che fosse raccontata bene. Quello di Marco è stato bellissimo, il tuo è bellissimo, è fatto benissimo, è acchiappa tantissimo, però bisogna anche spiegare che cosa stiamo guardando, anche solo nella caption, non è che tu debba poi dire lo studio per filo e per segno, citarlo in bibliografia, anche solo nella caption scrivere, non lo so, preso da... non lo so, The Journal of Social Psychology,
E già questo fa capire che si tratta di psicologia. Va bene, cari psinellini, siamo giunti al termine di questa puntata in difesa della psicologia, dove abbiamo parlato per l'ennesima volta di Ash, dell'esperimento di Ash, ma come sapete ce ne sono tantissimi altri, non solo quello che ha mostrato Montemagno, ma ce ne sono moltissimi, moltissimi altri, molti dei quali sono stati utilizzati negli anni per fare le famose candid camera o i famosi prank ormai su internet. Sapete che la maggior parte dei prank che ci sono su internet sono veri esperimenti di psicologia sociale, come quello che passa con la porta sulla costanza percettiva, lo sapevate? E zeppo di ste cose. Se vuoi che parli di più di queste robe, lascia un commento qui sotto, fammi sapere che cosa ne pensi, e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, clicca su mi piace, e io e te ci vediamo al prossimo video, pensando e immaginando che ci siano tantissime persone che non vedono l'ora di guardare il mio video. Non è così, ma va bene lo stesso. Ciao, alla prossima.